Oggi vi insegno un bendaggio fai da te per andare a trattare la pronazione del piede. Io sono sempre Raffaele Tafanelli, il vostro fisioterapista. Vi do delle semplici tecniche da applicare sui vostri figli, sui vostri ragazzi, sulle vostre ragazze, delle semplici tecniche che possono aiutarvi in qualche modo. Sono naturalmente delle tecniche fai da te che io applico però in maniera professional di studio, ma che non possono da sole aiutarvi per la vostra condizione. Quindi fissate il vostro appuntamento per avere una consulenza strategica più specifica per risolvere il vostro problema. Detto questo, il mio numero di cellulare è sempre lo stesso, 328-8354-291. Detto questo, vi insegno questo bendaggio, o meglio cerottaggio, per evitare la pronazione del piede. Diciamo semplicemente che la pronazione del piede è un disturbo che quasi sempre si verifica nel bambino e in associazione con un piede piatto, che poi diventando persistente, diciamo, accompagna la vita adulta. Il piede piatto che cos'è? Una condizione caratterizzata da un appiattimento della volta plantare in cui, quindi c'è questo appiattimento di questa volta in cui coesiste, diciamo, la pronazione, cioè questo movimento del piede, questa rotazione interna del piede. Esistono in commercio per la corsa, lo ricordo, da running si chiamavano le Giaccaiano, le Asics Giaccaiano. Le sabbie a 4 sono utili per evitare la pronazione dell'Asics. Giaccaiano si chiamava un tempo, ora hanno cambiato nome, hanno la stricetta antipronazione. Quindi, che cosa accade? Nella pronazione c'è questo movimento dell'articolazione subtalare, quindi questo è il movimento specifico che dovremo evitare. Quindi andremo a tirare un nastrino di qui, arrivando qui sulla tibia, è un nastrino sempre dal calcagno in diagonale per andare a portare quasi in varismo il piede, cioè in quest'altra condizione, cioè quasi in supinazione il piede, e lo tireremo in questo modo e lo appoggeremo qui. Per fare questa operazione scopriamo il piede come al solito, però questa volta vorrei mettere solo con me un pre-tape dell'Endura. Il pre-tape è un qualcosa che non è, diciamo, il salvapelle, quello delle signorine che fanno pattinaggio, che spesso mettono gli atleti capricciosi che hanno paura che si strappano i piedi, ma è un tape che aiuta, diciamo, a non esercitare tutta la forza di trazione su zone cutanee in cui può dar fastidio la zona di trazione. Quindi non è lo scopo di proteggere i piedi, quindi il pre-tape comunque poi farà tirare via, vi farà la ceretta, però mi va a evitare che il nastro trazioni troppo sulla cute e dia troppo fastidio. Quindi vado ad usare il pre-tape dell'Endura e vi faccio vedere velocemente come si realizza questo bendaggio qui. Vado a ritagliare il mio pre-tape. Se fosse cortito, c'è la possibilità di... Questo lo trovate comunque nelle farmacie. Non so come si chiami, però è usato anche nei vari pronto soccorso e altro. È un pre-tape, io lo chiamo. Un tape di preparazione. Lo vado a tirare in questo senso qui, perché poi andrò a realizzare il bendaggio. Ah, dovrei farlo vedere, vero? L'unica cosa. Che sto dimenticando di fare la cosa utile, far vedere come metto questo pre-tape. Lo vado a tirare e a far aderire il più possibile per quanto possa in questa zona qui e tirerà sicuramente di meno. Vado a tirarne uno più lungo perché questo non è uscito benissimo. Il fascino della diretta, cambiare roba corta, la gente che attraversa il condominio e fa casino, sbattono il cancelletto. Sì, purtroppo non sono un creator di video, vi insegno soltanto velocemente qualcosa.
La mia professione è un'altra. Rispetto a fare video. Quindi vado in questo senso qui. Vedrete che il pre-tape non si adatta bene come il tape, però non fa nulla. Serve soltanto a proteggere la nostra cute da una trazione eccessiva che può realizzare il tape. Ora arriva il bello. Quindi dopo avete messo il pre-tape in questo senso qui, faccio vedere, io partirò comunque un po' più su dal partirò comunque un po' più giù dal calcagno e andrò a realizzare questo tipo. Avevo detto che il piede deve stare più o meno così, come se state andando incontro a una distorsione. Così, quindi innalzo l'arco plantare, che ho più arco plantare del bambino, poi gli dico vai un po' con la caviglia all'esterno così, perfetto. A questo punto qui vado col primo nastro e parto dal calcagno lateralmente, quindi da qui, e vado verso l'interno trazionando e facendo rimanere la caviglia in leggera inversione col calcagno in varismo. Quindi vado così, tiro, 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 guardate come corregge, vado qui, stacco, yes, così, e cerco di farla vedere. E ora vedete come già ostacola questo movimento qui. Ora, secondo, come l'ha tirato? Questo è il più importante, l'ha tirato sempre, fate portare in leggera inversione in modo che vada in varismo. Si va in diagonale, quindi da questo punto qui dal calcagno in diagonale, si vede, sì, da qui, lateralmente, partite diagonalmente così, in questo modo, da qui, e incrociate ora avanti come vi faccio vedere. Quindi partite da qui, attenzione alla posizione del piede, deve sempre stare così, leggera, come se andasse incontro a una piccola distorsione di caviglia. Ora attacco l'anca, ora attacco bene questa parte, tiro, e vado da su così, ora ruoto in avanti, do un po' di gioco, se no va a chiudere troppo, poi va a stringere troppo la tibia, giro in avanti e chiudo qui, esatto, così, in questo modo. Come vedete qui non c'è bisogno del pre-tape su questa superficie qui, c'è bisogno solo qui, perché qui dà fastidio se, quando poi va a camminare. Se vedete ora come il mio arco plantare viene rispettato, non so se si vede, anche quando metto il carico sta un po' sul lettino, se non si vede. Ops. Anche quando vado a mettere il carico, il mio arco plantare rimane, sto cercando di affondare ma non riesco perché il piede ruota interno e non riesco a, non so se si vede, sto provando a vedere il riflesso nel vetro, non riesce a ruotare all'interno. Certo, se ci metto tutto il carico ruota, cioè c'è un peso sopra, però ostacola molto, e quindi si mantiene l'arco plantare e viene mantenuto in, diciamo, è un meccanismo antipronazione utilissimo. Ricordatevi quindi la tecnica e rivedetevi il video più volte per farla in maniera corretta. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Thank you.